Benvenuti nella mia cucina. Oggi, naturalmente, parliamo sempre di Cookenode. Oggi, meringa. Perché? Perché voglio farvi vedere che anche la meringa cotta in Cookenode è una cottura meravigliosa. Naturalmente, ho già portato il mio forno a 95 gradi e adesso vado a inserire le meringhe. E vediamo la cottura della meringa. Cottura della meringa che sarà un'ora a 95 gradi e poi mantenimento a 80 gradi. Perché? Perché la prima ora mi farà da cottura, quindi andrò a sviluppare quella che è la meringa, ma poi naturalmente mi deve fare l'essiccazione. Quindi il mantenimento l'ho portato a 80 gradi proprio perché poi mi vada a essiccare il prodotto. Si può essiccare dai 70 fino agli 80 gradi, però 80 gradi è ottimale. Naturalmente questo è un forno statico, ok, quindi ha delle resistenze intorno alla camera, quindi non ho ventole e l'essiccazione sarà perfetta. Tutto questo però lo vedremo domani, perché adesso va in cottura e in essiccazione e domani mattina vedremo il risultato. Quindi vi lascio a domani per vedere il risultato delle nostre meringhe. Grazie.